Un saluto vitaminico dal vostro Zergantis, bentornati a questo nuovo episodio di Fire Emblem Three Houses. Siamo veramente al giro di boa della storia e del gioco, quindi vi invito a guardare questo episodio con estrema attenzione perché avremo colpi di scena, battaglie incredibili, risoluzioni, sarà veramente tanta roba e potrebbe durare anche un pelo più del previsto, dipende da come mi muovo. Vi invito inoltre anche a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a lasciare un pollice in su se vi piace l'episodio, se vi sta piacendo tutta la serie di Fire Emblem, e i nostri altri lavori e Instagram per vedere quando metto qualche video dove vi dico qualche cosina in più o qualche foto interessante. Quindi, allora, qua 17, non so cosa sia. Imperdonabile, non posso credere che l'impero adrestiano si voglia macchiare di azioni tanto vituperabili. È colpa mia, non mi sono accorto della malvagità del cuore di Edelgard. Qual è il suo obiettivo? Non c'è dubbio, vuole conquistare tutto il Fodlan. E per la propria egoistica ambizione ha tramato con degli sconosciuti dalle cattive intenzioni e ha violato il Sacro Sepolcro. O forse le sue ambizioni sono ancora più grandi di quanto immaginiamo. La Drestia deve il suo nome a un oracolo divino. Insultare la dea è un peccato gravissimo che non può essere perdonato né dimenticato. Dobbiamo fermare l'impero al più presto. Mica è una cazzata nera. Bentornata, Shamir. Sei riuscita a comprendere i movimenti dell'impero? Il loro esercito principale sta marciando verso il Karren Mark. Pare che si uniranno all'armata di Edelgard e arriveranno qui entro 2 settimane. Troppo presto. Avremo bisogno di tutte le nostre risorse per preparare le difese in così poco tempo. Dobbiamo inviare un avvertimento a tutti i villaggi circostanti di evacuare il Karren Mark. Sarà fatto. Ascoltami, se il nemico invade il monastero non avrò altra scelta e dovrò scendere in campo. E se dovesse succedermi qualcosa, affida i miei compiti sacri nelle tue mani. Compiti sacri? A questo punto dovresti aver capito qual è la tua vera identità. O forse dovrei dire che hai cominciato a recuperare la memoria. In tutti questi anni non ho fatto altro che agire come tua rappresentante, ma il dovere è solo tuo. Solo tu puoi guidare la gente del Fodlan. Sì, perché mi dai ordini allora se sono io Dio? Ria, dimmi tutto ciò che sai, ti prego. È la dea progenitrice, vero? In un certo senso, il nostro caro professore è un contenitore che porta dentro di sé il potere della dea progenitrice. A tempo debito, il contenitore e il potere al suo interno diverranno tutt'uno e la nostra dea progenitrice tornerà su questo mondo. Cioè, noi siamo un involucro che verrà poi sacrificato, tipo Alien, vedrete. Secondo me, io non lo so, però mi dà questa brutta impressione, Rea. Spero che tu sia consapevole della natura discutibile di questo esperimento. Mi immagino che ormai sia troppo tardi per tornare indietro. Aiuta il nostro amico così aiuterai la dea. Io attendo e prego affinché giunga il momento in cui la nostra creatrice rigenererà di nuovo la sua strada lungo la... Vabbè, ho capito. Dai. Lady Ria, fratello, anch'io farò la mia parte. Stavi origliando. Comunque sia, sono contento di sentirtelo dire. Dopotutto la professoressa devi la tua vita. Al professore devi la tua vita, quindi, fin dei conti, potrebbe essere uno di noi. Hai tutta la mia gratitudine, Seth, e anche tu, Flame. Come seguaci della dea, abbiamo il compito di seguire la nostra missione. Quindi, seguite me. Oh mamma, abbiamo un'esplorazione qua. Non me l'aspettavo. Non me l'aspettavo. Esami. Posso fare degli esami? No, perché non ho un sigillo master. Però lui potrebbe fare un esame e diventare un... Cavolo. Potrebbe diventare un... Un cavaliere arco, ma gli serve la lancia. Gli serve la lancia. Questa non l'avevamo considerata come ipotesi. Lei un Gremory, per forza. Per forza un Gremory. Che potrebbe anche passare l'esame attualmente già. Va bene. Fatemi vedere se nel mese nuovo io posso comprare per qualche strana ragione dei sigilli master. No. Sperato. Sperato e ho fallito. E vabbè. Rinforziamo i battaglioni. Non ho bisogno di altro, ragazzi. Bisogna per forza esplorare qua. La miseria. Speravo fosse più rapida la cosa per portarvi subito all'evento magno. E invece sembrerà di no. Ciao, Petra. Io grande debito con Duca Gerd d'Impero, lui ministro di affari con stranieri, lui amico di Edgar, lui a suo fianco. Che devo fare io? Che devi fare tu? Devi venire dalla mia parte, mannaggia te. Devi venire dalla mia parte tu.
E dovrei andare a comprare della roba per te. Ok. Dobbiamo fare queste cose qua, ragazzi. Dobbiamo portare lei per un tè. Lei ce la portiamo per un tè, la buona Petra. La buona Petra ama determinati tipi di tè. Vediamo quali. Si trovasse, non me lo ricordo. Non me lo ricordo che te vuole lei. Oh mamma. Oh, scusate, ecco qua. Allora, lei piace il quattro spezie. Questo odore è magnifico. È mia bevanda preferita. Vediamo un po'. O se no lo zenzero le piace. In cortile ho visto due, devo ringraziarti, ti vado ad allenarti con. Devo ringraziarti, bene. Conosci quel mistero che è una ricetta perfetta? Ah, nuotare nell'oceano. Cosa ti infastidisce? Chi ti pare più capace? Parliamo di moda. Chi ti pare più capace? Ora, rullo di tamburi. Non ricordi dove sei nato? Io penso che è molto strano. Ok, o Sig o chat. Chat. Ok. Osserva. Ecco qua, così. Tu hai curiosità per questo? Per il tatuaggio, è vero. Mamma mia, Petra, che bella. Petra è la donna perfetta, eh. Sto facendo le ogne, ma io avrei voluto Petra tantissimo. Qualunque cosa io ti regali va persa praticamente. Ti do un fiore, dai, toh. Ma non era, non c'era bisogno. Bene, Petra, a posto. Petra, ce la siamo fatta. Ok, vediamo un po' i sostegni. Peter è già B oltretutto. Dovremmo fare i sostegni. Va bene. Prova a reclutare, dai. Destrezza e equitazione. Niente, non c'è verso. Non c'è verso di portarla dalla parte mia. Purtroppo, andata così. Bernadetta non è in camera sua. Ma Bernadetta ormai l'abbiamo presa. Problemi non ne abbiamo. Gaspar bisognerebbe portare. Problema che Gaspar sta cercando delle cose che io non ho. Ingrid pure. L'imperatore della fiamma era Edelgard. Rapimento di Flame, l'assassino di Gerard. Disordine al villaggio di Remine. Sai che lei fosse o meno la mente. Sia che lei lo fosse o meno la mente di dietro tutto questo, ciò che è certo è che, non è, che ne era coinvolta. Non è riuscita a farsi scoprire. Già. Incredibile, eh. Non ha interesse. Nonostante il B, non ha interesse. Incredibile, oh. Ciao Bernadetta, professore, cosa significa per noi essere in guerra con Edelgard? E perché mai lei desidera una cosa del genere? Forse crede che la forza sia l'unica strada. Chissà perché la pensa così. Mi sa che va sempre a finire così. Solo dopo aver combinato qualcosa ci accorgiamo che non si può più tornare indietro. Brava, hai ragione. Non devo più spingere con te, sono a posto. Raccogli. Rosa, anemone, fiori, tanti fiori. Spargi semi. Azzurri, gialli, blu, rossi. Ok. Dovrò vendere anche un sacco di oro. Chi c'è là sopra? Apparentemente nessuno. Sì, anche perché molti studenti penso che se ne siano andati, essendo della casata di là. Tipo qua è vuoto.
Piantone, negozianti, io qua posso continuare a comprare, però onestamente tipo il bergamotto. Pesi di allenamento, fermacappelli, pietre di cotte, coltelli da caccia. Questi qua sono per Gaspar, non sono... cioè, sono più per Gaspar che per altro, onestamente. Sì. Qua c'è Ignarz. Sapete, professore, sono contento di essere venuto all'Accademia Ufficiali. Qui mi sento accettato, ho imparato così tanto, sono davvero sorpreso di quanto sono cresciuto. Perciò non lascerò che distruggano l'Accademia. La penso come te. Benissimo. Ma Ignarz non ha bisogno di darti niente al momento. Insetto. Non sto trovando... Forse hai già preso tutti gli oggetti perduti di questo periodo. Sarebbe un gran colpo, eh. Aver fatto già tutti gli oggetti perduti a parte uno sarebbe stato davvero una gran cosa. Ferdinand. Tre delle sei più grandi famiglie nobili dell'impero hanno dichiarato il loro supporto a Edelgard. Per quanto riguarda le altre tre, Lord Vester è stato assassinato e gli succederà suo figlio Hubert. Il padre di Bernadetta, Conte e gli arresti domiciliari, sua moglie sostiene Edgar, merda. E mio padre è stato rimosso dal ruolo di primo ministro, di conseguenza il casato di Eiger ha preso potere e ha perso potere terra, abbiamo perso tutto. Io cosa posso fare? Tu sei dalla mia dalla nostra parte, in teoria, nonostante tu appartenga a quella casata di merda. Ho saputo che i nobili più potenti dell'impero, incluso mio padre, portarono via il potere al precedente imperatore. Non credevo che la principessa imperiale sarebbe scesa al trono così facilmente. Tuttavia sembra che sia mio padre che il padre di Caspar sostengano Edelgard. Questo è un problema, ragazzi. Quindi lui praticamente è da quella parte lì. Raphael, ho sentito dire che i territori dell'alleanza saranno in pericolo. Se l'alleanza è in pericolo significa che anche mia sorella è in pericolo. Non posso permetterlo. Ma prima dovete trovare qualcosa da mangiare. Lui. Non gli puoi rompere le palle né a lui né a sua sorella. Mangia. Ok. Bisogna aumentare il livello di docenza, ma non so come. Cioè, non riesci... cioè, non so come ad aumentarlo a sto giro. So come aumentarlo, ma non riuscirò mai a aumentarlo abbastanza. Questo mi dà noia. Non so neanche i miei punti fama come sono messi. Poi bisogna controllare la dea. Chiave cassa. Infuso di fru... poca roba con l'amiibo a sto giro. Qua nulla. Ok, sarà più di là il discorso. Qua non c'è niente. Comincio ad avere le traveggole. Gilberto! Ci sono sempre state piccole lotte di potere, ma erano secoli che Fodlan non veniva coinvolto in queste guerre. Non pensavo che saremmo arrivati a questo punto. Mi sento come se non fossi nel posto giusto. Da qui non proteggerò chi dovrei. Professore, se sopravvivo a questa guerra voglio tornare alla mia terra, la terra del mio re. Certo. Sono d'accordo. Torniamo alla terra del tuo re, va bene. Riuscissi ad aumentare questo, forse. Perché è questo che vuole Caspar, se non sbaglio. Shamir. Siamo in svantaggio, ma se riusciremo a tenere testa alla nuova imperatrice e riuscire a mettere insieme un'armata di quelle dimensioni sotto il nostro naso, per quanto ci impegniamo nella lotta, non credo che la nostra probabilità di vincere superi il 50%. Sono d'accordo con te. Sono purtroppo d'accordo con te e... passa di lancia, dai. Questi corsi di aggiornamento, ragazzi, sono importanti se volete reclutare la gente. Perché, certo, portarli a livello B semplifica e diminuisce i parametri necessari per portarli dalla vostra parte. Ma se non li aumentate... Il mio compito è proteggere Lady Rhea. Lo devo fare al meglio. Edgar ha trattato Lady Rhea come se fosse lei cattiva. Come ho potuto, è sempre stata buona con tutti. Non riesco proprio a capirlo, Un po' più dietro quel discorso lì, però insomma. Cyril, vai bene così, tu non... C'è sempre un gatto diverso qua, oh.
Trousseau decorata, ricamo a forma di riccio, forse di una donna aristocratica. Forse di una donna aristocratica. Hilda? L'impero si sta muovendo velocemente. Eldegard deve aver preparato a lungo il suo piano. Se ci pensi, deve aver cominciato a pianificare tutto questo. Persino prima che ottenessi la spada della creazione. Naturalmente è sempre stata un passo davanti a noi. Tuttavia mi rifiuto di soccombere così. Perciò facciamo qualcosa. Che ne dici? Siamo noi due, prof. Tu ed io. Ce la possiamo fare. Va bene, buddy. You and me. You and... Ah, io a te devo ancora parlare. Inutile che ti dia regali. Sta buono. Leonia. Cosa sta cercando di ottenere, Edelgard? Vuole distruggere la chiesa e è disposta ad affrontare chiunque non la pensi come lei. Non capisco. Non è facile accettarlo. Non riesco a credere che abbia iniziato una guerra per questo. E anche la morte del capitano General forse parte del suo piano. Lei dice di no, ma non morite anche voi, professore. Il capitano General non ve lo permetterebbe mai. Non muoio, tesoro. Non ti do nulla, perché tu devi già parlare con me. Quindi è inutile che ti dia qualcosa, lo sprecherei. Profumo nuovo. Ok, profumo mi sembra che... O Mercedes. Oddio, due. La sua altezza vuole la testa di Eldergan. A me basta questo come ragione per scendere in campo. Perché Dimitri la pensa così? Sua altezza non me l'ha spiegato. Non mi viene in mente un'unica ragione. Deve essere stata così. Eh sì, la tragedia del Duskur. Allora, Dimitri è switchato off il cervello. Perché lui ha capito. Lui, secondo lui, incolpa Edelgard della strage del Duskur, dove è morta la sua famiglia. Perché l'ha, perché l'ha vista come imperatrice della fiamma. Edelgard nega tutto ciò. Vedremo. Professore, forse è facile parlare così adesso, ma sono felice di far parte dell'alleanza. Non avrei immaginato che Adaga fosse così spaventosa. E Dimitri sembra totalmente cambiato. Non hai ancora visto Dimitri come è cambiato. E non lo vedrai mai, purtroppo, se non giochi la casa del leone blu. Non mi inginocchierai di fronte a nessuno di loro. Che ne pensi di Cloud? Beh, almeno non lo odio. Certo, non prende mai le cose sul serio, ma ho la sensazione che si possa sempre contare su di lui. Insomma... Ferma i capelli eleganti. Ok. E tu... Le cose devono essere molto caotiche adesso nel Fergus. Mio padre sarà di fuori di sé. Non capisco. Perché Edgar si inimica ai nobili? Non ho idea. Nemmeno io. Ma tanto anche se lo sapessimo non potremmo fare niente. Tu non sei ancora incazzato per tuo fratello? Cioè, non dovresti essere incazzato nemmeno per tuo fratello ancora. Vabbè. Tu dovresti essere matto per tuo fratello. Recluta, proviamo. No, ovviamente non viene. Quando l'armata imperiale raggiungerà il monastero non potremo fare altro che combattere. Che cosa ne sarà di noi? Andrà tutto bene, non vi preoccupate. Ah, era tuo? Bene. Molto bene. Recluta. Ha un certo interesse, ma non va bene ancora. Ok, fa niente. Ci sono un paio che li sono stuzzicati, ma non possiamo accettare l'aggressione dell'impero, ma se vogliamo attaccarli adesso dobbiamo essere realisti e valutare bene la possibilità di vittoria. Comunque Lorenz è un genio, è un idiota, ma è un è il vero nobile. Mi piace, è il vero cavaliere, cioè è stupido, ma col tempo mi piace. Non so cosa provo per Lorenz. Ovviamente combatterò l'armata imperiale con tutto me stesso, fino a quando avrò forza, ma le terre del casato di Gloucester confinano con i possedimenti dell'impero. Procediamo con cautela. La gente prima di tutto, bravo cazzo. Ti sei meritato delle foglie di tè. Ok. Chi è qua? Chi sei tu? Studente del cavolo. Dorotea. È diventata imperatrice, ha formato un'armata. Chi l'avrebbe mai detto? Voglio dire, sì certo, sapeva che prima o poi sarebbe diventata imperatrice. Ma più ci penso più mi stupisco. Mi chiedo chi vincerà tra noi e lei. Beh, pensate che sarebbe una buona cosa se Edgar vincesse? No. Cosa ti posso dare a te? Perline. Sì, ti piacevano le perline. Ho preso Dorotea. Non l'avrei mai detto. Ho preso Dorotea. Ciao. Togliamo gente da Edelgar, cazzo. Continuiamo a dare... Diamo qualcuno di basso.
di brutto basso. Beh, oddio, qualcuno che magari poi quando torni mi dia una mano. Tipo un Cloud, con specialità locale gli diamo. Gli diamo un tè importante. No, non gli diamo. Gli diamo, una bistecca di quelle interessanti. Vai, Cloud. E impara. Che bella Manuela conciata così. Da arcivescova. No, da vescova, non da arcivescova. Da arcivescova è un po' improbabile. Ok, torneo di lancia intermedio. Lorenz. Ma sì, Lorenz, pigliati sto lancia d'argento. Mi fido di te, Lorenzo. Volevi stupirmi? Fai schifo, Lorenzo. Hai tirato un triplo all'inizio e mi hai illuso, ma fai veramente schifo. Yai lancia più 4. No, vabbè, tieni ancora, dai. Ti faccio fare il quarto di finale. Ti faccio ancora fare il quarto di finale. Poi ti curo. Cavaliere Pegaso? Bravo. E la mia docenza aumenta. Bravo, Lorenz. Caterina, se potessi tornare indietro di un mese e strangolarmi per punirmi della mia stupidità, adesso si viene a sapere che Edgar è l'imperatore della fiamma, nonché la nuova imperatrice. È stata attaccata dal monastero con tutta la forza dell'armata imperiale alle sue spalle. Dobbiamo sconfiggerla, facendo il suo stesso gioco, per il nostro bene e per quello di Re di Rea. Eh già. No, a lei non gli piace la spada cerimoniale. Idiota che sono. Un po' di spada però me la devi aumentare perché sono indietro. Kaspar! Di solito non ho nessun problema a scendere in battaglia, ma è strano combattere contro mio padre. Non so. Non siamo particolarmente vicini, ma non è un avversario che vorrei affrontare. Spero che non sia il gruppo che viene all'attacco del Garenmak. Allora. Pietra di Cote. È il momento di reclutarti. Più forze, più pugni. Puttana la miseria. Ti odio, Kaspar, ti odio. Felix, quella ragazza sta andando inizio una guerra vera e propria, dico bene. Ma un nemico è un nemico, non importa chi esso sia. Mamma mia. Come sei risoluto. Ma siamo a posto così io e te, non c'è bisogno. Ok, muoviamoci al secondo piano e prendiamo una quest. Che quest devo prendere? Questo è un problema, perché io non avevo intenzione di prendere quest ora. Non riesco ancora a crederci, Edgar era coinvolta nell'uccisione del capitano. Forse non ha senso rimanere al passato, il mio compito adesso è prepararmi alla battaglia. Contiamo sulla vostra forza, io conto su di voi. Capitano, spero ci stiate guardando. Bravo. Aggiornamento cosa puoi darmi? Questo voglio di aggiornamento. Voglio Kaspar, porca Eva. Ah, però lui diceva forza e pugni. È perché sto facendo armatura pesante, idiota. Dobbiamo proteggere il Garenmak. Profanare il sepolcro è stato un sacrilegio. Che quest mi dai? Raccogli informazioni sull'esercito imperiale. Prova a chiedere ai cavalieri di Seiros. Ok. Ok, scusate, allora faccio un'altra cosa. Prima di fare i sostegni, ho bisogno di fare un'altra cosa. Strumenti, Zerga, strumenti. Tomo segreto, destrezza, non voglio. Io ho bisogno di forza. Forza, ancora.
Ancora un po' di carisma. Ok, aumentando la forza così, dovremmo un attimino aumentare la questione. La questione Kaspar. Addirittura aumenterei anche la destrezza a questo punto. Sì. Destrezza 26, forza 27. Probabilmente vorrà 30, vorrà. Vabbè. Posto così. Se il sacro suo colpo custodiva molte pietre segno. Questa è la prima volta che sento di pietre segno celate in un luogo del genere. Devo riflettere. Le pietre segno hanno un ruolo centrale negli eventi della torre di Conand e della cappella. È evidente, hanno trasformato le bestie demoniache in traditori i loro prigionieri. Sarà quello il loro obiettivo? È possibile che l'armata imperiale intenda utilizzare le pietre segno per creare i mostri? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Probabilmente è proprio quello l'obiettivo. Probabilmente il loro intento è proprio quello, quello di spostare e utilizzare le pietre segno per tramutare la gente in mostri. Manuela, tesoro. La gente, la mente dietro gli attacchi ai monasteri è Redegard, incredibile, ma non può essere così semplice, è vero? Sicuramente ci sono altri gruppi e mi fermo qui, la politica non è il mio forte. Sono preoccupata per la mia vecchia compagna teatrale dell'opera, mi chiedo cosa stia succedendo. Compagnia, nella capitale, spero siano sani e salvi. Tu mi offriresti degli aggiornamenti oltretutto anche interessanti, ma che attualmente non ho l'isitea. Allora, qua non c'è niente di blu, niente. Puttana la miseria. Sono agitato, sono. Isitea, tesoro. Allora, la vera identità dell'imperatore della fiamma era Edgar e controllava lei e quegli esseri strani. L'armata imperiale potrebbe usare metodi ancora più spaventosi di quanto pensiamo. Dovete essere prudente, professore. Qualsiasi distrazione potrebbe esserci fatale. Ah, il profumo era tuo. Bene. Prendi il dolcino. Parliamo con Rea. C'è niente, controlliamo di là. Cosa pensi, professore? Ci sono novità. L'armata imperiale si avvicina. Mi rammarico molto di non poter conversare con calma di un tempo. Grazie al cielo tu godi della protezione divina della dea. Dai, ascolta le sue parole. Proverò. Aggiornamenti sui pugni, teoricamente, ma non voglio fare aggiornamenti di questo tipo. Voglio fare un pranzo che aumenti un po' il legame anche tra la gente. Preferisco fare quello al momento. Andiamo alla cattedrale. Rispondiamo alle domande. Più che altro, più che rispondere alle domande, corro subito. Dimitri è qua. Corro subito, subito qua. Quanta fama ho? Schifo. Non ne ho. Flame, professore, sta scoppiando una guerra, vero? Voglio provare a fermarla. Che nobili intenzioni. Credi si possa fare qualcosa? Non possiamo fare altro che combattere. Lo so. No, pigliamo un fiore, va. Ok. Riusciremo davvero a sconfiggere una persona in grado di girare le spalle al mondo per portare avanti i propri ideali? Bella domanda. Passato tutta la vita passato la vita nel terrore e ora insieme possiamo farci. Certo, possiamo vincere, aiutarci. Sì, possiamo vincere. Non avere paura. Statuetta della dea. Che non è mai per te, io sbaglio sempre. Evviva! Dimitri, avrò la testa di quella ragazza, aspetta e vedrai. Dimitri. Ciao Mercedes, non abbiamo altra scelta che combattere. Ma perché Edgar ha voluto fare una cosa del genere? Sono certa che andrà tutto bene, professore. La dea ci proteggerà. Speriamo. Pia il fiorellino. Ti recluto? No. Ci ho provato. Ma ci sta che le butti a caso così ora? Caro amico, ti scrivo. La vita sarebbe più semplice se non fossimo costretti a parlarci faccia a faccia. La corrispondenza scritta come questa è una forma di comunicazione migliore, no? Stare con gli altri tanto fa bene, Bernadetta. Beh, meno male.
A me non importa niente se la gente dice che sono basso. Però se c'è un modo per crescere un tantinello, fammelo sapere. Mangiare verdura, dai. Cazzo. Ho la netta sensazione che molti mi reputino una persona strana. Eppure secondo me ognuno dovrebbe essere libero di avere la propria prospettiva sulla vita. Mi sbaglio? Non fare caso agli altri e segui quello che credi. Bravo, Claudio. Ok. Allora. Andiamo avanti con la quest. Andiamo avanti con la quest. E poi bisogna parlare dei sostegni. Rapporto sulle spie. Ok, tieni set. Missione compiuta. Punti fama comunque. Ok, facciamo i sostegni. Lorenz con Rafael. Finita, CB. Boom. Che fame, devo mettere qualcosa sotto i denti. Hai di nuovo fame, Rafael? Ecco, vedi, se ti basta. Davvero? Posso prendere? Ma tu non devi mangiare dopo tutto quell'allenamento? Non vorrai morire di fame? La tua forza è necessaria, sarebbe terribile vederti svenire sul campo di battaglia. E poi, non è davvero nobile tollerare con indifferenza la vista di una persona affamata. Grande Lorenz, ora lo apprezzo. Davvero, grande, sei generosissimo. Mentre mangi, ascolta, credo che ti sarebbe di beneficio se prestassi più attenzione al modo con cui ti comporti in presenza dei tuoi superiori. Proteggere la plebe è un compito della nobiltà, ma in cambio ci si aspetta la... Ah, che stronzo. Capisco che ti possa essere una certa tendenza alla familiarità perché siamo compagni di studi, tuttavia... Rifle, hai sentito quello che ho detto? Io ho mandato alla mia sorellina un po' di quelle squisitezze che mi hai dato tempo fa. Mi ha scritto che erano deliziose e che devo ringraziarti, perciò grazie. Ottimo, sono lieto di sapere che avete apprezzato entrambi, ma non devi ringraziare me, anzi, era un gesto di gratitudine da parte mia nei tuoi confronti. Grazie alla saggezza delle tue parole ho iniziato a considerare il mio approccio al desinare in un modo completamente diverso. L'ora del pasto si è dimostrata ideale per studiare il carattere del mio prossimo, uno strumento che intendo usare molto più di più per diventare capo dell'alleanza. Già, proprio come ti avevo detto, il cibo è più buono quando si mangia in compagnia. Non è esattamente ciò che intendevo, ma non importa. Sei soddisfatto? Mangerei qualcos'altro, ma è meglio cominciare l'allenamento. Beh, dacci dentro. Posso proteggere meglio il mio migliore... Devo darci dentro, così posso proteggere il mio migliore... Il mio amico Lorenz. Mi sa che non ci siamo intesi. Non è il compito del problema proteggere un nobile. Anzi, è fondamentale contro l'ordine naturale della società. Ma se non... Mi avessi dato da mangiare, io poi sarei stato debole per allenarmi e non uscirei vivo dai combattimenti. Chi si occupa della mia sorellina se non ci sono più io? Quella va a finire che mi muore di fame, perciò dando da mangiare a me hai protetto anche lei. Ma era solo un po' di cibo. Sei proprio un nobile e rispettabile, lo sai. Ti preoccupi addirittura della mia sorellina, perciò io proteggerò te, così tu potrai proteggere. La tua logica... Non credo... No, la tua logica sia cristallina, ma di certo la tua forza è innegabile. Molto bene, fai come credi. Mangiando si apre una finestra sull'anima e mangiare assieme a te mi ha aiutato a capire che ti avevo giudicato male. Non sei un sempliciotto, sei grado della mia protezione offerta dalla aristocrazia e sei solerte nell'emulare il nostro esempio. Vabbè, si vogliono bene, via. Lisitea e Hilda. CB. Ti ho trovata, ciao Lisitea. Ah, Hilda, chi c'è in quella scatola? Non so perché, ma mi rende nervosa. Ah, sono qui per farti sembrare più matura che mai. Non ricordo di avertelo chiesto, ma io so perfettamente ciò che ti serve. Anzi, senza bisogno di chiedere, adesso siediti. Gli fa il make-up. Il segreto del trucco è che non bisogna limitarsi a scegliere i propri colori preferiti. Bisogna scegliere quelli più adatti alla propria pelle e all'occasione. Se prevedi situazioni qui... più dirette e personali, come un ballo, meglio andare su toni non marcati. D'altra parte, se invece devi salire sul palco, meglio scegliere i colori più accesi. Non mi sono mai truccata prima d'ora, sembra così difficile. Alza i capelli e mostrami il collo, ma lasciamo delle ciocche a penzoloni per farti sembrare più vulnerabile. Io non voglio sembrare vulnerabile, mica voglio essere aggredita. No, veramente le giapponesi lo fanno perché non avendo... Questa ve lo dico io. Le giapponesi lasciano... Tirano su e lasciano dei come si dice, delle ciocche di capelli un po' disordinate per dare l'esempio del mosso. Perché avendo i capelli assolutamente lisci, loro cercano di dare un senso di movimento perché si sentono... si odiano il fatto di essere totalmente lisce, per quello poi è solo nere, per quello cambiano anche i colori molto di frequente.
per civettare un po', senza spaventare. Tra qualche anno anche tu imparerai l'importanza di sembrare un po' vulnerabile. Urca, mi tratti come una bambina, anche se lo fai a fin di bene. Ah, quando stai in piedi, poggi il tuo piede col dominante indietro. Così sembri più elegante. Quando sei seduta, non sparapanzarti all'indietro e non curvarti in avanti. Assicura che le dita siano graziosamente stese. Adesso devo stare in piedi o seduta, è diventato così faticoso. Basta, non ce la faccio più. Sapevo che avevi del potenziale, andrei molto lontano, cara mia. Detto questo, datti qualche annetto per sviluppare più fascino e per le altre ragazze non ci sarà storia. Ma io non credo di essere quel tipo, credimi, lo sai. Con un po' d'aiuto da parte mia avrei schiere di uomini ai tuoi piedi. No, grazie, tu sei più adatta a questo genere di cose. Ti lascio il campo libero, non ho tempo né energia per preoccuparmi del mio modo di apparire. Anche se ce la mettessi tutta, non credo che proverai mai ad arrivare al tuo livello. Però mi sono divertito oggi, grazie, Hilda. Straripa di potenziale inespresso quando sorride in quel modo. Anche a me vengono le palpitazioni. Mamma mia. Ok. Va bene, in teoria dovremmo aver finito noi. In teoria. Faccio giusto un passo al refettorio per fare da mangiare un po'. Vediamo se si sblocca qualcosa, ma dubito. Non si è sbloccato niente. Chi facciamo mangiare, ragazzi? Sinceramente non saprei. Sinceramente, chi farei mangiare? Petra. Che non trovo. Petra ha deciso di non mangiare, specialmente il piatto del giorno. Quindi, se non posso far mangiare Petra, devo far mangiare Ingrid. E vabbè. E Anneman. Voglio chiudere la questione Hanneman. Il prima possibile. Ok. Tanto qua si sta battendo una tempesta. Sono 2 giorni che non avete idea di come sia proprio. Niente, non saltano fuori, eh. Dei dialoghi. Ok, va bene, è andata così, ragazzi. Posto. Anche se però ho ancora. Vabbè. Studiate. Studiate, fatemi sognare. Allora, tu, porca di quella Eva, avevamo ignorato totalmente la questione lancia, va approfondita subito. Tu, d'altro canto, magia. Bene, così. Perfetto. B più alla grande. Poi. Cyril dovremmo farlo volare. Raphael. Isitea con la fede. Marianne. Madonna, Marianne. Madonna, Marianne. Assolutamente. Hilda, Leonie. Cyril. Bravo. Abbiamo ancora un giro. Questo giro lo usiamo per l'Isitea sulla fede, che sennò lei non la tira su. Beh, oddio. Un po' di comando anche schifo non farebbe. Ok. A posto così. Forse puoi rispondere a una domanda che volevo farti da tanto tempo. Perché gli uomini non amano le donne disordinate? Neanche tu vorresti un uomo disordinato, il disordine non piace a nessuno, hanno aspettative esagerate. Motivazione aumenta. Madonna, ero così vicino! Sì, vai. Vai verso il warlockesimo. Sì!
Sì, Petra. Sì. Io passo molto tempo a studiare. Pensa a qualcosa quando vedo te. Sento che tuo modo di insegnare può essere di grande bene per me. Io posso cambiare classe, questo ti domando. Puoi unirti alla mia classe. Ti prego, insegna tutto quello che sai. Yes. Compleanno di Shamir. Per forza. Facciamo il tè per forza, Shamir, ragazzi. Cioè, non è che si può. Non è che si può star qui a cincischiare. Nel senso, Shamir, glielo fai il tè. Problema è che a Shamir non ho idea. Camomilla. È il mio preferito. Yes. Yes. Allora, dovrei sapere bene o male quello che va chiesto a Shamir. Bene o male dovrei saperlo. Shamir nell'altra ce l'ho. La scampai per un pelo, assolutamente. Sicurezza del monastero. Oh mamma. I gatti. Non sono molto portata per le chiacchiere. Se si stanno annoiando me ne posso andare. Disagree. Disapprova. Yes. Perfetta. Osserviamo. Che pace, mi piace. Bene. Stai guardando i miei guanti? Non li levo mai. Potrei dover tirare fuori un'arma all'improvviso. Sembra giusto. Doni. Non mi ricordo mai i doni. Non mi ricordo mai i doni suoi. Vabbè. Le regaliamo. Un non ti scordare di me. A posto. Sei stata bene, eh. Sei stata bene, tesoro. Siamo un'ottima squadra, yeah! Quanto è salito il vostro cavallo? Un po'. Bene. S, Madonna Marianne! Brava Petra! Quanta gente abbiamo in classe adesso? Magia bianca, raggio più uno. Lancia livello 5, spada livello 4, pugni livello 4. In guardia, grandi. Allora, con calma, perché le battaglie di sicuro non ne ho, esatto, sono scaramucce del cazzo. Facciamo. È brutto? È brutto da fare. È davvero terribile da fare se ci pensiamo. Perché così praticamente rinunciamo a Caspar. Ciao Dio, salvo. Facciamo un salvataggio. Facciamo un'esplorazione. Se ci danno Caspar. A parte che posso parlare con uno. Chi cacchio è che con cui posso parlare adesso? Io qua nuovo. Petra. Cosa vuoi, Petra? Ho ricevuto lettera di Erdogan, chiede a me di stare al suo fianco. Sto prendendo decisione. No, sta decidendo se Brigid sono amiche o nemiche dell'impero. Ma io scelgo di non essere amici, io combatto con voi. Grande! Brigid non sono amiche di Impero, non saremo più servi, siamo pronti a combattere con voi. Perché me la sono presa alla fine! Grandissimo! Fantastico! Così è stata eccezionale come cosa. Così è stata eccezionale come roba. E dovrei parlare con Caspar a sto punto, però dov'è Caspar? Ok, se riesco a prendermi Caspar. Però prima, aspettate, fermi tutti, fermi tutti. Dov'è Aloy? Andiamo da Aloy, impariamo, aumentiamo i pugni. C'è la tecnica segreta, forse ce la facciamo per un pelo. Aggiornami sui pugni. Bravo. Poi.
Setet. Aggiornami. Non mi aggiornare. No, tu non mi puoi aggiornare. Forse Rea. Forse Rea mi può aggiornare sui pugni. Aggiornami. Bene, di più. Ok, quindi Kaspar dovrebbe essere più felice ora di stare con me. Più felice. Lui voleva forza e pugni. Ci giochiamo il tutto per tutto. Aumenta la difesa. Che comunque schifo non ci fa. Magia, destrezza, fortuna, difesa. Di nuovo difesa, vai. Ok. Bene. Qua c'è qualcuno che volevamo? No. Qua nemmeno. Dai Kaspar, dai, non mi rompere le palle, Dove sei? Mannaggia te. Dai. Yes! Vieni nella mia classe, Kaspar. Perfetto. Edelgard, te li sto levando tutti. Ti volevo dire, mi sto facendo la classe dell'Aquila. Così. Stronza. Dovrebbe provare Ingrid, ma Ingrid non è... Cioè, chissene. No, niente, destrezza e volo. Destrezza c'è, ma volo no. Sì, vogliamo usare la serra. Vorremmo raccogliere. Grazie. Vorremmo coltivare di nuovo nella serra, se lei non le dispiace. Frutta serpentina. Lattuga nordica. Dei fiori bianchi e dei fiori blu. Mannaggia me. Serpentina, lattuga nordica. Rossi e blu. Coltiva. Spendiamo veramente tanto. Ottimo. Poi dobbiamo aumentare sta cavolo di docenza. E più che altro c'è un dono che non so a chi lo debba dare. Cioè a chi debba darlo. A un'aristocratica. C'è pieno di aristocratiche. Nel senso. Allora facciamo cucinare. Mio Dio. Facciamo cucinare Ingrid. La gelatina benedetta. La voglio perché è un cavaliere Pegaso, naturale lei, per quello, non per altro. Per avere proprio una completezza. Kaspar lo volevo un po' perché lo volevo levare tranquillamente alle aquile nere, un po' perché è un come si dice, è un guerriero full plate. Menu completo. C'è Ingrid in queste? No. Vabbè, piatto del giorno. Marianne e Hannerman, come al solito. Per ovvie ragioni, sempre loro due. Non siamo ancora saliti, porco cane. Menu completo. Un menu completo lo facciamo. Menu completo. Su. Anche Setet mi piacerebbe. Ingrid non è contemplata qua.
Non saprei. Non saprei davvero. Boh, facciamo di qua, sì, dai. Ignaz e Sertet, dai. Bene. Molto bene. 50 per salire di docenza, mannaggia. Allora, se serve 50, andiamo da Shamir o da Gilberto, uno dei due. Aggiornamento. Oddio, Gilberto non mi fa impazzire. Ma manco Shamir. Dov'è Katarina? Ecco. Aggiornamento, spada, grazie. E poi il torneo di lancia intermedio, così almeno siamo a posto. E mandiamo Leonia a sto giro. Oltre i cieli dell'avventura, lanciata senza paura, la tua sfera poké. Non c'entra niente, ma è venuta in mente così. Hashtag Giorgio Vanni. Facciamo che ti curo per sicurezza, sai quelle sicurezze, quei terrori che ti vengono. Ok, abbiamo vinto la mia docenza. Yeah, BPU. E adesso si apre probabilmente anche un mondo di cose interessantissime dalla fucina. Ascoltate tutti, le truppe imperiali sono ormai vicine. Chi è in grado di lottare prende un'arma, tutti gli altri devono evacuare la zona immediatamente. Dalla nostra abbiamo la protezione della dea. Professore, hai finito i preparativi? Quasi. Fai presto, sei già la nostra situazione critica. I signori locali ci hanno fornito delle truppe e supporto, ma stiamo per scontrarci con un'armata enorme. Come se non bastasse, il capo dell'esercito nemico c'è, Edelgard. Quindi. C'è di nuovo qui, che impazienza. Se non la fermiamo, la nostra accademia sarà distrutta per sempre. Preparatevi tutti a combattere. Fermeremo la furia distruttrice di Edelgard. Tutti il potere dell'amicizia! Volevo parlare con Rea, ma come prevedevo non è possibile. Cosa voleva ottenere dal Sacro Sepolcro? Cosa ti è successo quando eri bambino? Ci sono tante cose che vorrei sapere, compresa la vera origine della pietra del segno delle reliquie degli eroi. E poi Seiros e Nemesis. Quanta verità c'è dietro le leggende? Sappiamo così poco. Già, ma per fortuna mi rifiuto di morire prima di scoprire il resto della verità. Ehi, prof, scherzi a parte, abbiamo qualche possibilità di sopravvivere? Troveremo un modo. Tutto quello che possiamo fare è giusto. Se molliamo, il dio del destino non sarà contento. È vero che lui crede nel destino. Stavo pensando che mi piacerebbe che anche se tu fossi presente vedessi questi miei sogni avverarsi. E in più ci sono ancora tanti segreti che attendono di essere scoperti. Non possiamo mollarli così. Insomma, tu sei molto di più. Tu sei mio alleato e mio amico. Prof, amico mio, nessuna di queste parole può davvero esprimere quello che sei diventato per me. Non abbiamo lo stesso sangue, ma il nostro legame è ancora più profondo. Anche se le nostre strade si dovessero dividere e fossimo costretti a dirci addio, so che ci incontreremo di nuovo. In mancanza di un'altra parola, sono grato di poterti chiamare amico. Confido che la nostra ora non sia giunta. Non importa che io o cosa tu sia realmente, io sarò sempre dalla tua parte. Nel mondo non c'è molto su cui fare affidamento, ma su questo ci puoi contare. Va bene, Claude. Sei molto gentile. Ingrid, non ce l'abbiamo fatta, ma abbiamo ottenuto dei risultati incredibili, ragazzi. Non pensavo potessimo ottenere questi risultati. Cosa importante ora, l'ultima, prima di lasciarci, perché ragazzi, d'altronde, è il prossimo episodio quello che sarà poi il pezzo da 90. Mi dispiace, speravo di fare un po' di più, ma purtroppo sforiamo veramente. Adesso è da menarsene un po' con la fucina, perché queste cose tipo la picca più. Lancia l'argento. Quante darme d'argento più? Possiamo fare l'argento più adesso con il BPU di docenza. Servono tantissimi materiali, davvero tantissimi.
spada velenosa, potenzialmente si potrebbe fare anche questa. Ascia forte. Se l'unità inizia lo scontro fa un attacco doppio. Andiamo su la roba che conosciamo. E lui spadino più ci sta. Ci sta, ma non serve. Ok. Ragazzi, non si possono fare neanche gli esami. Non si può fare niente. Siamo veramente bloccati perché non abbiamo i sigilli master, ma li avremo. Io vi ringrazio per essere stati con me. Pensavo di poter fare già la battaglia in questo episodio, invece purtroppo mi sbagliavo. Cominciamo il prossimo episodio subito con proprio in faccia tutto. Il boom, il plot twist del gioco, la parte incredibile che ci farà rimanere incollati a questo titolo ancora per tanto. Io vi ringrazio, vi invito a lasciare un like se non l'avete ancora fatto, iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a seguirci su tutti i nostri social e tutti gli episodi di altre serie che facciamo anche, mi raccomando, perché ci mettiamo tutto noi stessi. Un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.